Il quartiere Pianura di Napoli è stato il centro ieri di un episodio pericoloso per l'incolumità dei cittadini. All'altezza di Via Provinciale, l'intera impalcatura appoggiata su di un fabbricato per lavori di riqualificazione è crollata per strada. La struttura composta di alluminio e assi di legno è finita per strada provocando un forte boato. Intervenuti gli uomini della Protezione Civile, il personale del 118 e i vigili del fuoco, che prontamente hanno scavato le macerie per verificare la presenza di qualcuno, ma non vi sono stati feriti. Un ennesimo incidente nella zona ovest di Napoli, nei pressi del quartiere Soccavo, si era verificato qualche ora prima. Ascoltiamo il presidente della nona municipalità Soccavo Pianura, Lorenzo Giannalavigna. È ceduta questa impalcatura che era ancorata vicino a questo edificio di ristrutturazione. La cosa che mi preme subito segnalare è che fortunatamente non ci sono vittime e non ci sono neanche danni rilevanti, tranne qualche auto che era parcheggiata nei pressi del marciapiede e che è stata inevitabilmente colpita. Ora le cause tecniche verranno accertate da parte tecnici che stanno facendo già tutte le verifiche del caso.